Fabio Lauria, allora un premio consegnato come Man of the Season. Insomma, tu sei il migliore di questa stagione appena trascorsa. Sì, è un premio bello, importante, soprattutto perché sono venuti i risultati di squadra. Abbiamo vinto tutto quello che c'era da vincere e sono soddisfatto per la squadra e poi ovviamente per questo premio che mi riempie d'orgoglio per quello che è stata tutta la stagione. Ecco, si è chiusa una stagione, adesso così i tifosi si aspettano di avere qualche notizia per la prossima. Ecco, sappiamo che è un momento di stand-by. Sì, sì, vabbè, a parte che ci siamo abituati noi giocatori, perché questi sono i momenti dove ci sono le riflessioni, ci sono le varie trattative, i vari colloqui. Certo è che in questo momento a Venezia non si sa ancora granché, oppure magari lo sanno gli altri, ma personalmente io non ho avuto ancora notizie. Ovviamente la prima scelta è quella di rimanere a Venezia per quello che è stato quest'anno, per quello che per tutte le soddisfazioni che mi sono tolto, per l'affetto della gente, poi la mia famiglia sta bene qua e quindi la prima scelta è questa. Ovviamente non posso aspettare in eterno perché devo dare stabilità a loro, alla mia famiglia, e poi voglio iniziare a giocare, a fare una preparazione atletica con una squadra e quindi vediamo, aspettiamo. Ricordiamo che tu, insomma, l'anno scorso avevi così aspettato, poi all'improvviso ti si è presentata questa occasione qua. Sì, diciamo che l'anno scorso ho fatto una prima parte di preparazione con il Lumezzane, poi dopo che è uscito il mio contratto e abbiamo deciso di rescindere consensualmente, poi mi è arrivata questa occasione. Che era una categoria che non avevo mai fatto, però mi sono calato subito in questo ambiente perché il mio obiettivo era quello di portare il Venezia insieme ai miei compagni nella Lega Pro, che diciamo, è il minimo che possa ambire questa società, questa tifoseria e questa città.